Allora, siamo con il Comitato per la tutela dei servizi e con il consigliere comunale Pasquale Ruscitto, con noi Francesco Grillo e Leonardo Quarticelli per il Comitato. Una giornata convulsa ma con degli obiettivi raggiunti forse, perché c'è stato questo incontro con l'amministrazione comunale, con il Presidente del Consiglio, dove si è parlato degli aumenti tari. Sì, è stato un incontro produttivo che manda un messaggio alla gente per la prima volta che dimostra che si può ascoltare la volontà del popolo, specialmente quando le decisioni che si prendono vengono in un momento difficile per quanto riguarda la vita del nostro paese, in modo particolare per l'economia del nostro paese. Di fronte a aumenti che non si potevano nemmeno immaginare, un comitato si è costituito già da molto tempo, proprio su quello che è apparso subito, sarebbe stato veramente un peso dai cittadini, da sopportare dai cittadini in maniera molto difficile. Noi in Consiglio Comunale ne abbiamo parlato e come consigliere di minoranza, insomma, con gli altri colleghi abbiamo prospettato la difficile situazione già quando si potevano prendere decisioni che forse avrebbero ridotto e addirittura annullato il problema. Non siamo stati ascoltati e ci è parso in certi momenti proprio una presa di posizione per dividere maggioranza da opposizione, tra chi ha ragione e chi ha torto. Oggi però, quando abbiamo avuto contezza di quelle che erano le nostre perplessità, il popolo ha risposto in maniera decisa, anche se l'aveva fatto in un primo momento, sottoscrivendo la petizione e capendo qual era il problema. Qualcuno forse non ci ha creduto subito, comunque quasi 3.650 firme, che ce ne sono ancora altre che noi non abbiamo consegnato, è gente che vuole venire a firmare ancora adesso. Però secondo me abbiamo dato la dimostrazione che il popolo partecipa, è forse la prima volta che si raggiunge un'adesione così alta, ma è soltanto l'inizio. Nel futuro il popolo dovrà dire in pieno, con una partecipazione assoluta, la sua sui problemi, perché solo questo può farci prevedere per il comune un futuro diverso, un futuro adeguato a quelle che sono le speranze e secondo me anche i meriti della nostra cittadinanza. Ecco, va bene la Nel condivisione. momento in cui abbiamo visto accolto, perché noi abbiamo chiesto al sindaco e abbiamo chiesto anche al Presidente del Consiglio, che ha la competenza di convocare il Consiglio, perché l'obiettivo nostro, lo sanno tutti, è quello di arrivare a annullare la delibera in autotutela che ha prodotto l'aumento della Tari, chiamiamola in termini chiari, Quindi la confermando le tassa tariffe dell'anno sull'immondizia. scorso. Confermando le tariffe non avremmo infranto nessun dettame legale, ma confermando le tariffe avremmo preso sicuramente tempo e secondo me tutti insieme, senza distinzione tra maggioranza, dobbiamo avere la forza di contrastare quelle che sono le posizioni di un'azienda che secondo me ci considera poco e non risolve i nostri problemi non rispettando il capitolato d'appalto. E allora che stamattina insieme abbiamo constatato che forse tutti quanti dobbiamo fare un passo indietro e non annullare la discussione, riprenderla. E quindi proposte che sono venute ci portano a pensare ad un consiglio comunale monotematico con la partecipazione alla pari del comitato per discutere su come uscire da questa situazione che sicuramente inviperisce la gente. Naturalmente la nostra proposta è quella di arrivare all'annullamento della delibera. Dall'altra parte ci hanno dimostrato sensibilità. Saremo ben disposti a sentire come loro vogliono. Comunque dobbiamo uscire da questa situazione. Non è una cosa che può appagare, la nostra popolazione. Ascolteremo con attenzione e comunque dobbiamo arrivare ad una, decisione, possibilmente all'unanimità, che porti a ridurre, le quote da pagare per questa tassa che secondo me poi in pochi paesi d'Italia viene applicata, ma sicuramente non viene applicata nei paesi dove abbiamo un servizio che, uso un termine e mi scuso, che fa schifo per quanto riguarda
la tenuta del paese e in modo particolare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Ecco, SIA che sta vivendo delle settimane abbastanza convulse, prima lo sciopero, poi le accuse pesanti di Metta, si è parlato del conflitto di interessi di Grandaliano, anche della questione relativa alla discarica, al sesto lotto, questa possibilità di poterlo realizzare, quindi è una situazione un po' particolare, a prescindere da quanto andremo a pagare la Tari, comunque rimane una criticità quella della gestione dei rifiuti. Io voglio dire una cosa, e naturalmente mi assumo tutta la mia responsabilità. Metta è il sindaco di Cerignola, è stato eletto perché ha presentato un programma e devo affermare che è stato coerente con il programma che ha presentato, almeno ha tentato di farlo fino all'ultimo, e per i cittadini di Cerignola possiamo dire che ha fatto i loro interessi. Ma nel contempo Metta è il presidente del consorzio, e come presidente del consorzio io non l'ho apprezzato, perché se noi non siamo arrivati alla realizzazione del sesto lotto e quindi alla necessità di portare i rifiuti a Grottaglie, un po' è dovuto al freno a mano che lui ha messo nell'intento di realizzare quello che lui aveva il diritto di dire alla gente. Però nello stesso tempo ci ha messo nelle condizioni di aumentare già i costi da questo punto di vista. Io devo pure lamentare, lo dico pubblicamente, che avremmo dovuto essere più presenti. Noi siamo proprietari della SIA, siamo soci, non dobbiamo mancare nelle riunioni. Dovevamo essere rappresentati con, prima di tutto, con la presenza del primo cittadino, ma soprattutto assistito da persone competenti, perché lì, malgrado tutto, si va a fare delle lotte che sono ognuno per il suo paese, ed è una cosa logica e democratica. Noi adesso non ci presentiamo più, secondo me è un errore fondamentale. Chi non si presenta ha sempre torto. Noi avremmo dovuto difendere nel tempo le nostre ragioni e invece stiamo piano piano, stiamo facendo la figura di quelli che tutto sommato, che se ci accomodiamo fuori non date nessun fastidio. Questa è una cosa che non mi piace. L'orgoglio nostro deve emergere in maniera diversa. Quindi io non faccio parte del comitato, però mi sono messo a disposizione. Voglio essere il loro sostegno, per l'età che ho posso essere un consigliere. E però è un comitato che è nato, e chi non l'ha capito lo deve capire adesso, per dare sostegno ad un'azione che l'amministrazione avrebbe dovuto fare insieme. Questa raccolta di firme non doveva apparire minimamente una contrapposizione all'amministrazione, doveva essere preso come un sostegno. Il sindaco in primis doveva firmare quella petizione per essere più forte, presentandosi poi nelle dovute sedi, per dire: vedete, io ho il popolo contro, io non posso aumentare del 300, in alcuni casi del 400% la tassa dei rifiuti. Potete dirmi tutti quello che volete, non hanno pagato prima, ci sarà qualcuno che ha colpa. Probabilmente tutta la colpa non è di questa amministrazione. Perché volete essere voi crocifissi dal popolo? Facciamo in modo che si venga a sapere chiaramente come si sono comportati i vari amministratori, facciamo sapere alla gente come si è comportato chi ha avuto la loro fiducia, così domani potrà decidere se meritano o non meritano di essere considerati in maniera positiva. Questa è la politica, non è il chiuso dentro uno sgabuzzino, ognuno col suo problema, ognuno a risolvere il problema del suo comparto. Noi i problemi li dobbiamo risolvere col popolo, insieme. Questa iniziativa deve far capire che da oggi in poi il comitato sarà permanente e vorrà dire la sua su tutti i problemi fondamentali, a partire dalla pubblica illuminazione e a partire dal cimitero, che non, secondo me il popolo, nessuno dei nostri concittadini può amare oggi l'idea che verrà gestito da un estraneo. Se al comune togliamo questa competenza, mandiamo sul comune un commissario e chiudiamolo, perché così il comune servirà soltanto per fare le gare d'appalto e servirà soltanto per decidere se la carta d'identità deve essere modificata, deve essere fatta elettronica oppure cartacea. Non ci serve questo. Noi abbiamo un paese che ha necessità di cambiare, è un paese che può farcela, perché noi siamo messi bene sul piano economico, non siamo un comune in difficoltà. Dobbiamo soltanto gestire in maniera come facciamo a casa, da padri di famiglia, il nostro comune. Chiunque sia,
deve mettersi nelle condizioni che la funzione che deve svolgere come politico è quello di tramite tra le esigenze della gente e la burocrazia del comune. Cioè non deve schierarsi da una parte, i conti vanno rispettati. I conti che vanno rispettati, lo può dire un commissario. I conti devono essere rispettati nella maniera possibile, per quello che può il popolo, perché poi quando il popolo si arrabbia, del resto possiamo affermarlo convinti, vox populi, vox dei, è inutile, quello che dice il popolo deve fare l'amministratore. Certamente non dobbiamo fare i Masaniello oppure l'aizzatore di popolo, però dobbiamo farlo contare. Ecco, è una vicenda che assume maggior partecipazione anche perché quando ti arriva il bollettino a casa te ne accorgi del problema, ma il senso di questo comitato sarà anche la continuità, come dicevi prima, però c'è un dato di fatto, la continuità comunque sia la partecipazione viene sempre in campagna elettorale, qui siamo di fronte a un problema in cui in due campagne elettorali diverse c'è un dato politico comune, la promessa da una parte di non realizzare il sesto lotto, dall'altra di ridurre le tasse, poi quando si va ad amministrare i problemi ci sono. Non so se... La domanda magari la possiamo rivolgere anche al Comitato. Sì, sì, diciamo che questo è un problema che ci portiamo dietro da diversi anni, che le promesse sono alcune e poi quando si va ad amministrare si fa tutt'altro. Il nostro obiettivo però appunto è quello di non trasformare questa battaglia in una campagna elettorale, lo ha ribattito bene Pasquale, infatti la prima cosa che abbiamo fatto è stato quello innanzitutto di chiamare tutte le forze politiche ad entrare all'interno di questo comitato e sinceramente ci dispiace anche che alcune forze lo abbiano visto come una forma di strumentalizzazione arrivando anche a ribadire chi ha votato qui e chi ha votato chi. Noi in questo momento dobbiamo pensare al presente, non dobbiamo puntare il dito contro nessuno e di conseguenza abbiamo bisogno dell'energia soprattutto di tutte le forze politiche. Io per primo faccio parte di un movimento politico come l'Ortanova che vorrei, appena visto il comunicato lanciato e aperto a tutti ho deciso immediatamente di aderire. Dobbiamo avere la capacità di ripristinare il bene comune all'interno della concezione politica, cioè praticamente di guardare quando si tratta di un problema che colpisce tutti, bisogna unirsi tutti, tralasciando inizialmente gli orientamenti politici e poi subito dopo la battaglia ognuno può pensarla come vuole, ma in questo momento realmente c'è bisogno della mano di tutti e non di personalismi, perché i personalismi purtroppo non portano da nessuna parte. Leonardo, invece è un obiettivo raggiunto, importante, diciamo tantissime firme, ve lo immaginavate questa partecipazione? Ma, guarda, è stato un lavoro veramente duro da realizzare, quindi ci sono stati giorni di intenso lavoro per sviluppare il tutto. Ovviamente si è formato un comitato dove c'era veramente voglia e determinazione in quello che si andava a fare. Sì, in sostanza ci aspettavamo questa reazione del popolo, perché come si dice, quando al popolo gli tocchi la tasca, insomma, c'è un limite a tutto, diciamo così. Il popolo di Ortanova, al contrario di come sostiene qualcuno che lo ritiene distratto, ha dimostrato in questo momento tutto il contrario. Il popolo di Ortanova non è distratto, il popolo di Ortanova ha la capacità e l'intelligenza di delegare le varie istituzioni, nelle varie istituzioni i propri componenti, però nel momento in cui c'è da decidere qualcosa di serio e produttivo non si tira mai indietro e quindi si rende partecipe di ciò che può portare giovamente all'intera comunità e quindi a tutti, ci rivolgiamo un po' a tutte le famiglie, i commercianti, insomma. Questa, sinceramente, questa delibera la possiamo definire veramente molto scellerata, insomma, alquanto esosa. Se consideriamo alcune attività commerciali come un diciamo, frutta e verdura, che con 50 metri quadrati da 172 euro, se non ricordo male, a 833 attuali, se il titolare di questa attività fosse anche proprietario di un'abitazione, insomma, per poter diciamo adempiere a questo compito che è quello di pagare la tassa, dovrebbe fare un piano finanziario, addirittura chiedere un mutuo, perché stiamo intorno a 1500 euro, insomma, significa togliere dall'economia familiare uno stipendio. Poi non c'è stata nemmeno, diciamo così, l'acutezza di dilazionare
in più rate. Voglio dire, analizzare bene questa cosa andava fatta a monte. C'è anche da sottolineare che in una delibera dove noi chiediamo 3.200.000 euro, che sarebbe, diciamo, il ricavato che si dovrebbe appunto avere da questa tassa, non corrispondono in effetti ai servizi che effettivamente vengono svolti dalla comunità. Quindi gli amministratori lo sanno questo e dovevano tutelare i cittadini di Ortona, perché se andiamo ad analizzare la disinfezione dei bidoni, dei cassonetti, la derattizzazione, anche la stessa disinfestazione, si dovrebbe partire dal mese di marzo, quindi sulle larve, poi continuare, parlo ovviamente di parassiti, tra maggio e giugno, quindi combattere gli adulti e proseguire poi con una periodicità sugli interventi antiparassitari. Non c'è un piano industriale all'interno della SIA. Quindi tutte queste cose messe assieme dovevano far sì che gli amministratori, appunto, essendo stati delegati dal popolo, in quel momento all'interno del consorzio avrebbero dovuto battere i pugni sul tavolo e dire: il mio popolo va tutelato e non possiamo vessarlo in questa maniera, pur sapendo che all'interno del consorzio ci sono comuni che sono debitori nei confronti di SIA. E non possiamo noi avallare questa situazione, quindi vessare tutto sui cittadini di Ortanova per coprire i debiti di un altro comune. Questo è un problema. Okay. Ecco, per salutarci, venerdì c'è l'appuntamento in piazza, quindi potranno venire a sentire le ragioni, certo, del comitato. Sì. Invitiamo la popolazione a partecipare per prendere coscienza del problema e naturalmente per vedere insieme come uscirne, perché questa situazione non può rimanere così come è stata determinata. Partecipare in maniera democratica non significa ribellarsi, significa far sentire il proprio peso. La presenza fisica già fa capire agli altri che, come dicevo prima, se c'è da fare un'azione per riconoscere eventualmente un errore non voluto, il popolo ti dà la possibilità di farlo e non c'è, secondo me, un atto politico che si basa sul riconoscimento di un errore. È un atto importante, deve essere alla portata di tutti quelli che lo fanno con passione e non intestardirsi a dire era l'unica soluzione possibile, perché non è così. Non la nostra, non la loro, sicuramente col confronto ce ne poteva essere una terza, però chiudersi e dire non si discute, voi non capite niente, oppure noi non possiamo fare niente, è una situazione, secondo me, ottusa per uno che fa politica e che fa l'amministratore. Perfetto. Ti ringrazio per il tuo intervento, ti ringrazio, approfitto dell'occasione per ringraziarti per l'opera che tu svolgi nella nostra collettività. Ai tempi miei questo non c'era e naturalmente la cassa di risonanza che state facendo insieme ad altri è una cosa bella per il Paese. Il Paese è informato e parteciperà anche di più. Grazie anche a voi. Grazie. Buon lavoro. Grazie.